Saluti a tutti. Eccoci giunti alla lauda numero 9 del codice laudario numero 91 di Cortona. Fammi cantar l'amor. È una lauda con una struttura semplice e con una melodia ripetitiva. Con questa lauda possiamo pensare ad una canzone trovadorica dove il cantore decanta l'amore della Vergine Maria, così come a parlare della sua bella. Spesso nel Medioevo la musica sacra rivestiva con il testo melodie profane, così come, anche viceversa, melodie sacre potevano servire ad amplificare testi di ispirazione profana. In questo periodo storico non è marcata la differenza tra sacro e profano, infatti proliferano i cosiddetti contraffacta, dove abbiamo un incontro continuo tra melodie e testi legata alla sacra parola e alla mondanità. Nei secoli XII e XIII, nonché anche XIV, la cristianità assume sempre più una connotazione popolare, dove il cristiano trova un rapporto più intimo e più immediato con il divino, vincolandosi in un certo qual modo con una simbologia che lo ha visto per molto tempo semplice spettatore e forse anche succube delle azioni liturgiche. Da questa lauda useremo un'altra terminologia per definire la struttura delle laudi, ovvero strimillo per il ritornello, mondanza per la strofa e vuelta per l'ultima parte della strofa che si riaggancia al ritornello. Questi termini hanno un'origine ispanica anche in considerazione del fatto che la maggior parte delle laudi hanno uno schema strofico e melodico che dipende anche indirettamente dallo Zeyel arabo andaluso. Dunque abbiamo proprio una simbiosi tra le varie forme medievali, sia esse sacre e profane, la forma di ballata con la zeyelesca e anche con il villanzico sempre di aria ispanica. Nell'audario di Cortona, per questa lauda, troviamo 12 strofe e la loro struttura è praticamente uguale a quella di altre laudi già presentate in questa rubrica. AB per l'estribillo, o alias ritornello, CCCB, DDDB, eccetera, eccetera, per la strofa alias mondanza, di cui B rappresenta la volta, ovvero la vuelta. I versi sono generalmente endecasillabi, con alcune parole chiave che danno il senso della devozione verso la Madonna. Beata nell'estribillo, amore, benigna, Madonna mia, rosa, sospirando, bella, nella mondanza. Ma soprattutto l'ultima strofa rende l'idea di quando il cristiano medievale dipenda dalla preghiera verso colei che intercede per la sua vita. Ovvero la strofa recita questo: Madre de Cristo, piena di scienza, in voi è solazzo, gioia e sapienza. Per pietà ci dona cognoscenza, che sempre teco sia la nostra mente.
Per quanto concerne l'aspetto melodico, ci troviamo di fronte ad una melodia che si ripete dalle strebillo alla mondanza per altre due volte, con uno slancio iniziale di re che porta verso la semifrase sol e a concludere sul re finale della frase. Dunque, tre pilastri sonori in direzione discendente re, sol, re, con i tre schemi A, B, A, B, A, B. Anche in questo caso c'è la scelta di usare il Si bemolle oppure il Si naturale. Diciamo che il Si bemolle dà un colore di tipo liturgico, mentre il Si naturale ci porta verso un'ambientazione profana di stile, come già detto in precedenza, trovadorico. Bene, all'inizio abbiamo ascoltato la lauda nella versione del Honey Whitehouse Ensemble. Ora ascolteremo l'interpretazione armoniosa in canto, sempre dalla collezione Brilliant Classics, con il liuto e la voce di Luca Piccioni. Nell'augurarvi un piacevole ascolto, vi do appuntamento alla lauda numero 10, O Maria Domelia.